Vincitore del Golden Globe come miglior film d'animazione e candidato nella stessa categoria agli Academy Awards, Missing Link si presenta come un nuovo gioiello dello studio Laika, unica e vera casa di produzione rivale degli Aardman Studios per quanto riguarda l'animazione in stop motion. Questo film parla di come la diversità possa essere un problema quando mina l'ordine delle cose. In questa pellicola si percepisce il conservatorismo che trascende la specie di appartenenza e questa xenofobia viene espressa in un modo molto intelligente, ovvero attraverso i mostri. Il protagonista della storia è il signor Frost, interpretato vocalmente dal grandissimo Hugh Jackman, che in tutti i modi vuole essere accettato all'interno della comunità degli esploratori, ma puntualmente viene lasciato ai margini, solamente perché la sua visione del mondo racchiude all'interno più ignoto di quanto i suoi colleghi si sentano di considerare. Sir Lionel Frost è indubbiamente un personaggione, anche quando rischia un po' di mischiarsi con la precedente personalità del Greatest Showman. Era abbastanza inevitabile che in Monster Movie questo film sicuramente lo apprezzassimo, dal momento che si tratta di un cacciatore, o meglio dire, un esploratore di mostri, che vive praticamente in una sorta di Wunderkammer. Ma Lionel non campa di rendita nella sua promessa. Il suo arco psicologico è scritto perfettamente e le piccolezze della sua personalità lo rendono unico. Una sorta di Phileas Fogg mostrifero. Il titolo del film è perfetto per rappresentare nel migliore dei modi il grande messaggio della storia, ovvero che l'anello mancante, il Missing Link, può unire sotto la stessa specie, ma nello stesso tempo può accomunare dal punto di vista delle problematiche. Questo concetto viene incarnato nel personaggio di Mr. Link, che si trova ad essere fuori contesto in ogni dove, ma che nello stesso tempo non rinuncia a sentirsi a casa in ambienti che sono socialmente meno indicati per lui. Il film inizia alla grande, ma perde mordente in alcune parti del secondo atto, per poi riprendersi molto forte per il finale. La musica di Carter Burwell è una piacevole sorpresa, descrive perfettamente le varie sequenze del film e si rende protagonista con un temone principale molto azzeccato. L'unico problema risiede nel cosiddetto tema B del film. Ascoltate questa traccia. Non ditemi che non vi ricorda, sempre di Carter Burwell, questa alta traccia. Il Bigfoot è stato rappresentato in molte versioni sul grande schermo, ma mai come questa. Il regista Chris Butler ci racconta della mostruosità in modo delicato e sta attento a non offenderla. Il mostro che ci viene raccontato non è diverso da noi, è il perfetto collegamento tra Man and Beast. La pellicola può essere vista in diversi modi, potrebbe apparire come una storia d'amicizia, come un road movie o semplicemente come un'avventura vecchio stile. Ma il tutto converge in sentimenti comuni, non importa il genere quando empatizziamo con il capo espiatorio. E soprattutto non occorre schierarsi quando non c'è nulla da combattere.